Il problema del commissariamento non si può risolvere. Per un determinati quanto basta per gridarlo su un palco elettorale, rumorosi su termini elettoralmente taciuti dagli altri e freschi come l'aria invernale da una finestra aperta nel soggiorno riscaldato. Questi sono gli aggettivi che potrebbero essere rimasti in coloro che sabato sera in Piazza del Popolo hanno assistito alla presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle in Calabria. Aggettivi incarnati nei ragionamenti proposti, nelle accuse lanciate e nelle intenzioni manifestate, tutte componenti di una domanda elettorale ambigua posta da un elettorato che si sente preso in giro dall'attuale situazione di governo, dalle politiche di mestiere e dai privilegi ingiustificati. Una voce, quella dei candidati nelle liste di Grillo, spesso rotta dall'emozione della prima volta, dalla spontaneità dell'inesperienza, ma comunque una voce del popolo. Il popolo del web è quello della piazza, in un mix di argomenti attuali e ragionamenti di principio, tutti uniti nel solco di un'idea di cambiamento indipendente dal grado dell'angolo di svolta, a chiedere a gran voce il riconoscimento di un'identità. I vari comuni della costa tirrenica, Paola, Fuscaldo, sono tutti dissestati. Che cosa potete fare voi del Movimento 5 Stelle per evitare che tutta questa situazione si protragga nel tempo? Dissesto finanziario, dice lei? Guardi, se avessimo la possibilità di dire o pensare che ci sono delle soluzioni, sarebbe prenderci in giro. Il Movimento 5 Stelle non è altro che un insieme di cittadini che decidono per la propria comunità, per il proprio territorio, di fare qualcosa. Quindi non è che noi, io Tony Vivacqua, o se, che è difficile che entri per la posizione che ho, o comunque la mia capolista, chi dovesse entrare, possa fare qualcosa. Sicuramente si porteranno avanti tutte le istanze e i meetup locali. Noi siamo organizzati con delle cellule piccole che si chiamano meetup, in cui ci si incontra e che portano avanti le istanze del territorio. Per lei questa apertura di Grillo a Casa Pound che cosa rappresenta? Guardi, intanto vedo che giornalisticamente lei comunque che continua a provocare, perché non è un'apertura. Non è una provocazione, cioè è un dato di fatto. Da chi viene da un certo passato di convinzione politica come me, mi drizzano quei capelli che non ho più a pensare all'apertura, se fosse un'apertura a Casa Paolo. E in realtà sono state fatte delle specifiche domande su alcuni temi specifici. Qualcuno ha detto che la pensiamo allo stesso modo, Grillo ha detto che su queste cose, cioè sulle battaglie che hanno un senso civico di casomai di democrazia, solo su quelle due o tre cose, guardi, non sul resto del programma di Casa Paolo. Ha detto che si trovano comunque sempre cittadini che possono camminare insieme, perché dobbiamo superare gli steccati ideologici, no? Se non siamo ancora stanchi, se non pensiamo che sia molto più volgare la sodomizzazione che ci fanno da 50 anni più questi figli di puttana, capisco che forse sono volgare, e quindi se non pensiamo che sia più volgare la sodomizzazione di un vaffanculo detto dalla pancia da Beppe Grillo, che sono anni che tra l'altro porta avanti le istanze ambientali del popolo, di legalità e di trasparenza, che vengono comunque disattese, non so che dire. Quindi se avete voglia di liberare, per favore non pensate che non andate a votare. Voi state parlando di contatti col territorio, se vincete voi vince il popolo. Lei conosce la situazione politica di Paola? Sì, conosco, diciamo, i problemi che hanno purtroppo tutte le città calabresi, il fatto che i cittadini calabresi non si sentono più rappresentati da questi politici. Noi abbiamo deciso di metterci in gioco, di esporci in prima persona e di entrare dentro le istituzioni. Basta con le deleghe in bianco a questi personaggi, chiediamo a tutti i cittadini paolani e non di attivarsi in prima persona per il bene pubblico. Allora, no, io le volevo chiedere, mi perdoni, Paola è un comune in dissesto, sulla costa tirrenica anche Fuscaldo è un comune in dissesto e scendendo ce ne sono molti altri. Voi del Movimento 5 Stelle eventualmente doveste vincere, avete un piano per recuperare queste realtà? Guardi, noi ovviamente queste sono competenze comunali, quindi qui quando il meetup di Paola si attiverà per fare una lista civica, sicuramente riusciranno a trovare le soluzioni. Noi il concetto chiave del Movimento 5 Stelle è che bisogna attivare, diciamo, le buone pratiche che già esistono in tanti altri comuni.